Buongiorno dal Corriere di Shaq, buon inizio di settimana. Oggi è lunedì 20 settembre. Sono 538 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime ore a fronte di 14.076 tamponi processati. L'incidenza sale di poco, 3,8%, nelle precedenti 24 ore era 3,6. La regione torna però al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dalla Toscana con 418 casi. Manette, per un riberese di 52 anni, disoccupato, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, trovato in possesso di sostanza stupefacente di diverso tipo, i carabinieri della tenenza riberese hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico dell'uomo, nel corso della quale hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina già suddivisa in 18 dosi, destinata probabilmente allo smercio, e 7 grammi di hashish. Oltre alla droga è stato trovato un bilancino elettronico e materiale idoneo per il taglio e il confezionamento della sostanza. Contusioni lievi, alcuni punti di sutura per il ventenne saccense rimasto ferito ieri in un incidente stradale lungo la via San Marco. Il giovane era alla guida di un'auto che viaggiava in direzione centro. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, si è scontrato con un'altra vettura che proveniva nella direzione opposta. Lo scontro è stato quasi frontale, si è verificato in un tratto in leggera discesa. La via San Marco, durante la stagione estiva, è parecchio transitata per la presenza delle spiagge e di numerosi lidi aperti anche nelle ore serali. Decine di incendi divampati ieri nel palermitano, diversi ettari di bosco, macchia mediterranea e sterpaglie sono andati in fumo in quella calda domenica di settembre. Le fiamme a Partinico hanno distrutto ettari di vegetazione e un fienile. Anche a Valle d'Olmo ci sono stati dei roghi piuttosto pericolosi. Le fiamme spinte dal vento sono arrivate fino al territorio di Alia. I pompieri forestali sono stati impegnati a protezione delle abitazioni e anche delle aziende agricole e zootecniche presenti nel territorio. Ha origini saccensi e vive a Palermo Francesco Tulone, 49 anni, punta di diamante della ricerca e del mondo accademico siciliano, recentemente salito alla ribalta delle cronache internazionali per aver risolto un problema matematico aperto da 20 anni. Tulone si è visto negare, secondo quanto riportato da La Repubblica, l'incarico del modulo di analisi matematica 2 che inizialmente doveva essergli affidato. Un dispetto accademico, l'ha definito Tulone, che nell'agosto scorso, insieme a due colleghi delle università di Mosca e Chicago, è finito in una prestigiosa rivista accademica. Calcio, ottimo pareggio per lo Sciacca contro il Forte Enna all'esordio al Gurrera nel campionato di eccellenza. Un pari per 2-2 arrivato grazie ad una doppia rimonta ampiamente meritata dopo una partita giocata con grinta e coraggio, quello visto già nella prima giornata da Agrigento. Ospiti in vantaggio con Di Dio, pareggio nero-verdi con un calcio di punizione bellissimo di Ido Iaga, poi nuovo vantaggio ospite a 12 minuti dalla fine con un rigore di Caronia e pareggio saccense definitivo a 2 minuti dalla fine con un gran tiro dalla distanza di Rosario Licata. In classifica una sola squadra a punteggio pieno, il Castellammare, che guida con 6 punti. Domenica prossima Sciacca ancora in casa contro il Pro Favara. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.